Sembra ieri, ma sono già passati 20 anni da quando il telescopio spaziale Hubble, lanciato 5 anni prima, riprese quella che sarebbe diventata la sua immagine più famosa, le nubi di gas e polveri nella nebulosa dell'Aquila, sede di intensa formazione stellare e curiosamente modellate in forme oblunghe parallele, come delle colonne, tanto da meritarsi il roboante appellativo con cui sono universalmente conosciute, i pilastri della creazione. Ora, dopo 20 anni, per celebrare il suo quarto di secolo nello spazio, Hubble ha puntato il suo occhio elettronico, migliorato rispetto a quello del 95, verso quelle stesse gigantesche dita cosmiche, protese come a proteggersi dai furiosi venti di materia ionizzata generati dalla massa stellare presente nella nebulosa stessa. Ma anche le neonate stelle all'interno delle nubi, svelate con una chiarezza senza precedenti in questa immagine, ottenuta nelle lunghezze d'onda dell'infrarosso, tentano di mandare in fumo la culla in cui sono nate, bruciacchiandola. La foschia bluastra e spettrale che avvolge il contorno dei pilastri è in realtà materia resa incandescente al punto da farla evaporare nello spazio. E il confronto tra le due immagini a distanza di 20 anni mostra come questo processo d'erosione avvenga molto in fretta, praticamente sotto i nostri occhi. La straordinaria bellezza di questa immagine è accentuata da un'ulteriore casualità. Gli scienziati ritengono che in una burrascosa zona di genesi stellare molto simile a questa si sia formato 4-5 miliardi di anni fa il nostro Sole. Insomma, i pilastri della creazione ci offrono uno sguardo anche alle nostre origini.